Allora, per quanto riguarda, abbiamo parlato la scorsa volta dell'analisi dimensionale, similitudine, abbiamo visto come, ragionando sulle macchine idrauliche, la caratteristica di funzionamento di una famiglia di macchine, famiglia caratterizzata da una certa forma e da un certo set di rapporti di forma, questa famiglia di macchine, una famiglia di macchine idrauliche può essere caratterizzata nel suo funzionamento tramite una legge a due parametri, in cui abbiamo un parametro adimensionale indipendente e un altro parametro sempre dimensionale indipendente. In particolare, coefficiente di carico piuttosto che rendimento, abbiamo visto che li possiamo esprimere in funzione per un'assegnata famiglia di macchine in funzione ad esempio di un coefficiente di flusso. Oppure, parametri di prestazione per noi, coefficiente di carico e rendimento in funzione della velocità specifica, oppure coefficiente di carico e rendimento funzione del diametro specifico. Difatti abbiamo considerato questi parametri dimensionali. Qui stiamo trascurando l'effetto dei giochi, quindi della scala della macchina. Stiamo scrivendo una legge a due parametri, consideriamo che il flusso all'interno della macchina, dei canali della macchina sia completamente sviluppato, completamente turbolento, e quindi non abbiamo la dipendenza dal numero di. Nel caso delle macchine termiche le cose un pochino si complicano. Perché? Perché dobbiamo introdurre nel set di grandezze fondamentali un'unità di misura da considerare. Non abbiamo più soltanto come grandezze fondamentali la dimensione, il tempo, la lunghezza, il tempo e la massa, dobbiamo anche considerare la temperatura e gli effetti che essa ha sulle proprietà del fluido. Quindi, se vogliamo ripetere lo stesso identico ragionamento che abbiamo fatto per le macchine idrauliche, questa volta avremo m uguale 4. Qui vi riportavo l'esempio di un compressore dove parametri di prestazione per noi potrebbe essere l'efficienza con cui opera la macchina e la pressione che essa mi permette di raggiungere. Quindi all'uscita del compressore sarà funzione del numero di giri, della portata che essa elabora. Supponiamo di aver fissato la famiglia e quindi la forma geometrica della macchina dipenderà dalla sua dimensione caratteristica, come abbiamo fatto per le macchine idrauliche, dalle condizioni iniziali del fluido, ad esempio PR0, pressione di ristagno all'ingresso e temperatura di ristagno all'ingresso. Dipenderà poi dalle proprietà del fluido, viscosità come al solito, calore specifico, costante K tra i calori specifici. Se adimensionalizziamo, quello che otteniamo questa volta, in realtà facendo qualche artificio matematico, un po', ci dobbiamo lavorare un po' di più rispetto a quanto abbiamo fatto per le macchine idrauliche, però possiamo arrivare a un'espressione di questo genere. Eta adimensionale era e quindi adimensionale resta, tal quale, scusate. Parametro di prestazione. Adimensionalizzando la pressione che abbiamo all'uscita della macchina, abbiamo un rapporto di compressione come parametro adimensionale. Funzione di cosa? Funzione in realtà di una portata massica adimensionalizzata, dove compaiono appunto la portata massica elaborata, compare la temperatura all'aspirazione, temperatura di ristagno allo stato 0, qui con 0 sto intendendo ingresso macchina, pressione di ristagno sempre all'aspirazione, proprietà del fluido tramite la costante R e caratteristica della macchina, cioè dimensione fisica della macchina appartenente alla famiglia che sto studiando, che sempre esprimiamo con D. Sarà il diametro esterno della girante nel caso di una macchina radiale, sarà il diametro medio delle pale nel caso di una macchina assiale. Compare un altro parametro, numero, velocità di rotazione per la dimensione caratteristica. Poi qui abbiamo sempre costante K ed R, quindi funzione
funzione del fluido che stiamo elaborando e temperatura, temperatura all'aspirazione. Ora, n per d stiamo trattando che cosa? D è una lunghezza, n è l'inverso del tempo, una velocità. In qualche modo, dipende poi da come quantifichiamo n, questa n per d potrebbe essere la velocità periferica in corrispondenza della fine dei condotti rotorici, oppure la velocità periferica al diametro medio della mia girante nel caso di una macchina stradale. A denominatore invece cosa abbiamo? Kr per tr0, ovviamente anche questa è una velocità, se no non sarebbe un parametro dimensionale. In particolare quello cos'è? Cos'è? Krt, ossia? Non la sento, scusi, qui si... adesso andiamo a mettere un po' di ordine. Questo è un numero di Mach. Ok? Poi abbiamo K, adimensionale, che ci descrive anch'esso le proprietà del fluido. Io qui già ho considerato che il flusso è turbolento, completamente sviluppato, quindi non c'è la dipendenza dal numero di Reynolds. L'ho trasso, se no, sarebbe venuto fuori in qualche modo anche il numero di Reynolds. Quindi, per una macchina termica, la dimensionalizzazione non ci porta più una legge a due parametri, ma ci porta una legge dove appunto, il rapporto di compressione è funzione di una portata massica dimensionalizzata, di un numero di Mach della pala o della macchina, cosiddetto, e poi di quelle che sono le proprietà del fluido. Vi ricordo che noi in realtà, trattando un elemento specifico delle macchine, ossia gli uccelli, ad esempio gli uccelli convergenti e divergenti, la cui forma è definita dal rapporto tra la sezione di gola e la sezione di sbocco, AG su A con O. In realtà abbiamo già visto le caratteristiche di questi uccelli nella forma, facendo l'ipotesi di flusso isentropico all'interno dell'uccello stesso. Abbiamo adimensionalizzato quella che è la portata in funzione di quello che abbiamo chiamato rapporto di espansione e in effetti la portata dimensionalizzata che avevamo trovato era proprio la nostra portata massica per la radice quadrata in realtà di R per la temperatura di ristagno all'ingresso dell'uccello fratto una sezione caratteristica. Qui avevamo assunto A con 1, sezione di sbocco dell'uccello, qui stiamo considerando D al quadrato, grandezza caratteristica della macchina elevata al quadrato come sezione di riferimento, fratto la pressione di ristagno all'ingresso. Quindi effettivamente, per quello che ci riguarda, appunto questa è una conferma, qui applicata al caso stato, che possiamo descrivere il funzionamento della macchina, di una macchina generica, di una macchina termica, rapportando quello che è un rapporto di pressione, ad esempio, piuttosto che un rendimento, a una portata dimensionalizzata al numero di Mach della macchina. Ovviamente poi dobbiamo tener conto anche delle proprietà del fluido. Quindi la legge è un po' più complessa di quelle che abbiamo trovato per le macchine termiche. Normalmente per le macchine termiche si parla di legge a tre parametri in realtà, perché c'è da dire che per quanto riguarda il progetto della macchina, in genere non si usano i parametri adimensionali come li abbiamo visti adesso, ma si continuano a utilizzare i parametri ricavati per le macchine idrauliche, avendo cura però di definire dove li andiamo a calcolare, perché quei parametri dipendono dalla portata volumetrica che è variabile all'interno della macchina. In realtà in fase di progetto noi continueremo a parlare di coefficiente di carico, velocità specifica, coefficiente di flusso e così via. I parametri adimensionali sono utilizzati soprattutto nell'utilizzo della macchina, quando si vuole descrivere il funzionamento. In questo caso, tra l'altro, in genere non ci si riferisce più alla famiglia di macchine, ma molto spesso le curve caratteristiche le trovate riferite proprio a quella singola macchina, quindi D assegnato, che opera con un ben specifico fluido di lavoro. Quindi sono assegnati anche R e K.
K è segnato, quindi il primo parametro dimensionale che se ne va, la portata dimensionale e il numero di Mach periferiche della macchina, della pala, si semplificano in questa forma, perché appunto R lo considero fisso, D lo considero fisso, quindi mi resta quella che talvolta viene chiamata portata ridotta o corretta, portata massica per la radice della temperatura, ad esempio all'ingresso del mio compressore, temperatura di ristagno, fratto la pressione di ristagno sempre all'ingresso del compressore. Il numero di Mach diventa una velocità ridotta o corretta, velocità di rotazione della macchina fratto la radice quadrata della temperatura alla spirazione. Ovviamente queste non sono più grandezze dimensionali. A volte addirittura quelli che trovate nei diagrammi sono in realtà le prestazioni che una macchina ha quando lavora anche a fissate condizioni. Cioè, facciamo sempre l'esempio di un compressore. Compressore, questa TR0 e PR0, stiamo parlando della bocca di aspirazione della macchina, da dove aspira il fluido. Se dobbiamo metterlo in prova un compressore, noi dove lo mettiamo in prova? Facendogli aspirare aria ambiente, pressione e temperatura ambiente. Quindi, molto spesso quelle che un costruttore vi dà, magari il costruttore di un compressore assiale piuttosto che di un compressore centrifugo, sarà la portata massica e il rapporto di compressione che un compressore provato in condizioni ambiente vi specificherà qual è la pressione e la temperatura in cui è stato provato con aria, quindi. Ripeto, portata, chilogrammi al secondo, rapporto di compressione e rendimento misurato che il compressore vi dà appunto a condizioni ambiente. Tramite le grandezze corrette, noi poi saremo in grado appunto di correggere queste grandezze misurate alle condizioni ambiente e riportarcene nelle condizioni di utilizzo che ti riferimi, di utilizzo che ci interessa, cosa che faremo in un esercizio tra poco. Giusto qualche esempio, quindi mentre le macchine idrauliche noi abbiamo delle curve caratteristiche, abbiamo la curva del rendimento, abbiamo la curva del coefficiente di carico, se parliamo in termini parlando in termini dimensionali. Nel caso delle macchine termiche, fissiamo il flusso di lavoro, fissiamo anche la geometria della macchina, comunque il rapporto di compressione abbiamo detto che non dipende dal numero di Reynolds perché il flusso è completamente sviluppato, però beta, K anche lo fissiamo perché siamo in genere. Le curve di funzionamento sono riferite a un determinato fluido di lavoro, però in ogni caso ci resterà la portata adimensionalizzata o la portata ridotta da dover considerare e ci rimarrà il numero di Mach della pala della macchina oppure, se ragioniamo in termini ridotti, quella che è la velocità di rotazione ridotta della macchina. Quindi abbiamo beta, qui ci potrebbe essere eta invece che beta come parametri di prestazione. Avremo leggi a tre parametri. Non abbiamo più curve, ma abbiamo delle mappe caratteristiche da considerare. Ad esempio questa, che è la mappa caratteristica di un compressore centrifugo. In particolare questa è la mappa del compressore che sovralimenta il motore che c'è nel laboratorio di macchine, dove vedete in ordinate abbiamo il rapporto di compressione che la macchina è capace di realizzare, pressione all'uscita rispetto a pressione all'ingresso. Parliamo sempre di pressione di ristagno. In ascissa abbiamo una portata massica ridotta, chilogrammi al secondo per la radice di Kelvin fratto kilopascal, quindi portata per la radice di una temperatura fratto una pressione. Quelle che vedete rappresentate qui colorate sono le zone a diversa efficienza. Quindi ad esempio, scusate, devo togliere questa maschera. Ad esempio qui abbiamo che la zona verde scuro, l'efficienza del compressore va dal 52% al 55% e così via. Qui abbiamo la zona di massima efficienza che grosso modo sarà il 75%. Mentre quelle che vedete rappresentate, le isoline nere,
sono le curve a velocità ridotta costante. Quindi tre parametri che ci servono per caratterizzare il funzionamento di una macchina. Qui altri esempi dove compressore assiale per uso aeronautico, vedete sempre in realtà una mappa, qui le linee grigio chiaro sono le isolinee del rendimento, queste invece più scure, più marcate sono le linee a velocità ridotta costante. In particolare sia per questo compressore assiale sia per questa turbina assiale, queste invece sono le curve caratteristiche di una turbina, dove qui sono rappresentati gli andamenti del rendimento, dell'efficienza esentropica a varie velocità ridotte a cui la turbina può operare in funzione del rapporto di pressione. Qui invece abbiamo la capacità di flusso, ossia la portata che la turbina può smaltire in funzione del rapporto di pressione. Molto spesso queste grandezze sono riportate a dimensionalizzate rispetto al punto di design della macchina. Quindi vedete, qui vi si dice questa è l'isolinea della velocità ridotta corrispondente al 90% della velocità che la macchina ha nel suo punto di design. E lo stesso, le portate vanno in realtà da 0 a 1 o poco più di 1, perché anche la portata è normalizzata rispetto a quella che il compressore elabora, in questo caso quando la macchina opera al suo punto di design. Quindi macchine idrauliche, legge a due parametri, macchine termiche, fissiamo tante cose, legge a tre parametri alla fine. Ma. Ora, con questo fermiamo la parte relativa alla similitudine. Facciamo qualche piccolo esercizio sugli argomenti che abbiamo trattato in queste prime lezioni, mentre invece dalla prossima cominceremo, con oggi terminiamo la parte che io chiamo di fondamenti, quella un po' generale dove mettiamo sul piatto tante cose che ci serviranno dopo, richiami e qualche cosa nuova che ci serve per capire fenomeni che andremo a trattare nelle singole macchine che studieremo. Nella prossima lezione cominceremo appunto ad affrontare una alla volta delle macchine specifiche, in particolare partiremo con le turbopompe. Ora, proviamo a fare un esercizio che tratta proprio di una turbopompa e che, in cui andiamo a utilizzare quello che abbiamo visto in questa nella lezione scorsa, teoria della similitudine applicata alle macchine. Ora, supponiamo di aver assegnato la curva caratteristica di una pompa centrifuga per uso industriale che elabora acqua alla velocità n di 1170 giri minuto . La macchina è caratterizzata da avere un diametro di pari a 0,81 metri, stiamo parlando di un bello oggetto, bello grande, e ripeto, assegnata la curva caratteristica che io vi riporto velocemente, in realtà in funzione della portata elaborata è misurato il lavoro ideale specifico che la pompa è capace di cedere a fluido, quindi l'energia meccanica che effettivamente l'acqua guadagna quando attraversa la pompa, e l'efficienza con cui viene fatta questa operazione. Io non lo scrivo, sono unità di misura internazionali, quindi metri cubi al secondo per quanto riguarda la portata, metri quadrati al secondo quadrato o joule su chilogrammi se preferite per quanto riguarda il lavoro ideale specifico. Abbiamo un po' di punti, 0, 1501, e ovviamente nessun rendimento da considerare per portata nulla. Quando la portata vale 0,25 m3 al secondo, il lavoro ideale specifico
vale 1491 metri quadri al secondo quadrato e il rendimento vale 0,4. 0,5, 1442, rendimento 0,65, 0,75, 1383, 0,76, 1, 1305, 0,84, 1,25, 1177, 0,86, 1,5, 1020, 0,85. Premiamoci. Quindi qui abbiamo appunto, per una macchina ben specificata e assegnato il regime di rotazione, abbiamo il lavoro, l'energia meccanica che essa è capace di cedere al fluido che elabora e il rendimento in funzione della portata, curve caratteristiche. Punto di massimo rendimento, almeno per i dati di cui disponiamo noi, è questo. Prima cosa che vi chiedo, calcoliamo, questa è la caratteristica dimensionale, passiamo alla caratteristica di adimensionale, che ci descriverà il funzionamento non solo di questa singola macchina, avendo un certo diametro, ma ci descriverà il funzionamento della famiglia di macchine a cui questa singola appartiene. Tra le altre cose, se restiamo sulla stessa macchina, le caratteristiche dimensionali ci descriveranno anche il funzionamento della macchina stessa al variare del numero di giri, in maniera indipendente dal numero. Ora, che parametri consideriamo? Beh, coefficiente di carico, lavoro ideale specifico, coefficiente di carico ci rapporta il lavoro ideale specifico a velocità di rotazione al quadrato della macchina, a diametro caratteristico al quadrato della macchina, come velocità di rotazione prendiamo i radianti al secondo, omega, quindi omega al quadro su D4. Coefficiente di flusso adimensionalizza di fatto la portata elaborata dalla macchina. Q punto, ragioniamo sempre in termini di radianti al secondo, fratto omega per D al cubo. Velocità specifica, omega radice quadrata della portata volumetrica fratto il lavoro ideale specifico elevato a 3 quarti. Diametro specifico, dico con S, diametro caratteristico della macchina per il lavoro ideale specifico elevato a 1 quarto fratto la radice quadrata della portata volumetrica. La caratteristica che io voglio è coefficiente di carico e rendimento in funzione di φ, omega s e di con s. È banale, abbiamo tutti quanti i dati, dobbiamo soltanto sostituire di volta in volta, farci i conti e ricavare i vari valori numerici. Quindi mettiamo in Excel e in un attimo ci facciamo tutti quanti i conti. Il valore dei vari coefficienti adimensionali che abbiamo considerato. Ok, al punto di portata nulla il coefficiente di flusso è 0, il coefficiente di carico vale 0,15, la velocità specifica è 0, il D con S non è definibile.
0,25 abbiamo coefficiente di flusso 0,004, coefficiente di carico, io ho approssimato la seconda cifra, sempre 0,15, in realtà se qui y sta diminuendo, qui anche andrà un po' a diminuire sempre il coefficiente di carico. La velocità specifica è 0,26, il diametro specifico è 10,1. Continuiamo, facciamo qualche altro punto, abbiamo 0,008, sempre 0,15, 0,37, 7,1, 0,012, 0,14, 0,47, 5,7. Zero virgola zero quindici, zero virgola dodici, zero virgola sessantotto, scusatemi, zero virgola quindici, zero virgola tredici, zero virgola cinquantasei, quattro virgola nove. 0,019, 0,12, 0,68, 4,2. Questi sono i valori che i quattro parametri adimensionali che stiamo considerando assumono quando questa macchina sta lavorando nella sua condizione di massimo rendimento. Il discorso che abbiamo fatto l'altra volta, questi sono i valori che in qualche modo etichetteranno quindi la famiglia di macchine a cui questo, che potrebbe essere un modello o un test, appartiene. Esprime il suo massimo rendimento quando lavora a una velocità specifica 0,68, a cui corrisponde un diametro specifico 4,2, a cui corrisponde un coefficiente di carico 0,12, a cui corrisponde un coefficiente di flusso 0,019. Siccome per le macchine idrauliche abbiamo a che fare con legge a due parametri, lo ripetiamo, se io fisso uno di questi parametri, automaticamente tutti gli altri sono fissati. Allora, questo è il set di parametri adimensionali a cui questa famiglia di macchine dà il meglio di sé. La famiglia a cui questa pompa appartiene dà il meglio di sé, che corrisponde a un'efficienza dell'86%. Però questa macchina e gli altri elementi della sua famiglia possono lavorare anche a diametri specifici, velocità specifici, coefficienti di flusso diversi da quelli che la etichettano, tra virgolette. Fatto questi conti, e ve lo dico perché spesso in realtà sorge una specie di equivoco in base all'utilizzo che poi si fa della velocità specifica e del diametro specifico. Si pensa che una famiglia di turbomacchine lavori solo in corrispondenza di un certo diametro specifico. No, lì lavora nelle condizioni ottimali, ma può lavorare anche a velocità specifiche, diametri specifici, eccetera, differenti. Ora, proviamo a rappresentarle queste grandezze, appunto proprio come una caratteristica. Qui abbiamo quella dimensionale della nostra macchina, in particolare in rosso la famosa prevalenza o lavoro ideale specifico, ma che corrisponde alla famosa prevalenza che rappresentavate nel corso di macchina, in verde la curva dei rendimenti in funzione della portata. Qui rendimento sempre, già parametro dimensionale, e coefficiente di carico, verde e rosso, in funzione del coefficiente di portata. Qui ce l'abbiamo in funzione della velocità specifica e qui ce l'abbiamo in funzione del diametro specifico.
effettivamente ritroviamo quello che io l'altro giorno vi ho detto a lezione raccontandovelo, ma ritroviamo che una famiglia di macchine è caratterizzato da un punto che è quello di massimo rendimento a cui corrisponde una ben determinata velocità specifica ottimale per quella macchina o un ben determinato diametro specifico ottimale per questa macchina, meglio per questa famiglia di macchine, scusate. Se ne andiamo a studiare un'altra ritroveremmo curve simili a queste, ma il punto di ottimo si troverà spostato o a destra o a sinistra e anche il valore che il rendimento ad esempio assume potrà essere leggermente diverso. Quindi effettivamente noi potremmo caratterizzare ogni famiglia di macchina con una ben determinata velocità specifica, ad esempio, che è quella a cui conviene far funzionare la macchina. E quando dobbiamo fare rispondere a una specifica di progetto che comporta un funzionamento a una certa velocità specifica, se abbiamo a disposizione diagrammi simili a questi, potremo andare a scegliere la macchina che ci dà il massimo rendimento per quella velocità specifica. Ora, un'altra cosa, ci siamo calcolati i valori che la velocità specifica ha nelle condizioni di massimo rendimento. L'altra volta abbiamo parlato di diagrammi statistici, ad esempio quello di Berger, io ho riportato l'omega S, ho individuato il punto che l'omega S ottimale per questa macchina, dico un S ottimale per questa macchina, quindi per questa famiglia di macchine, determinano sul diagramma statistico di Berger. Lo ricordate, questi sono diagrammi statistici ottenuti con lo studio di tante turbopompe, in questo caso messe in opera. Effettivamente, vedete dove ci troviamo? Poco al di sopra della linea di Cordier, quella degli ottimi, dei massimi rendimenti raggiungibili, in realtà poco al di fuori dell'isolinea eta globale 0,9. Infatti noi abbiamo un rendimento 0,86. Questa è una pompa in esercizio, ma non è una cosa che mi sono inventato io. Quando, e lo troviamo quando andiamo appunto a incrociare la velocità specifica che ne ottimizza il rendimento con il diametro specifico che ne ottimizza il rendimento. Avremmo potuto ottenere qualcosa di in più, ad esempio, per questa velocità specifica, se la pompa avesse avuto un diametro specifico leggermente più basso. Però effettivamente siamo molto molto vicini alle condizioni ottimali. Lo stesso sul diagramma di Lewis, che sempre abbiamo visto a lezione l'altra volta, dove questa volta vengono correlati coefficiente di carico e coefficiente di flusso ottimali, ad un punto di massimo rendimento. Vedete, siamo poco oltre la linea che Lewis, sempre da un'analisi statistica, ha individuato come la linea degli ottimi. Diagramma che ad esempio potrebbe servirci, siamo in campo delle pompe centrifughe ovviamente in tutti e due i diagrammi, magari questo diagramma ci potrebbe servire perché stiamo facendo il progetto di una pompa dove tanti dati poi in realtà dovremmo imporli noi come valori, li dovremmo scegliere noi. Magari decidiamo di lavorare con un certo coefficiente di flusso, entriamo in questo diagramma e scegliamo un corrispondente coefficiente di carico a cui far lavorare la macchina, perché questa analisi statistica, figlia della similitudine, ci dice che quello realizzerà le condizioni migliori possibili. Oppure potremmo fare un'altra cosa. Quello che potrebbe essere un esercizio che spesso capita nella prova scritta, magari sembra questo. Ok, abbiamo dato questa pompa, abbiamo dato le caratteristiche, una cosa un po' strana. Consideriamo, appartenente alla stessa famiglia di macchine che qui abbiamo descritto, quindi consideriamo una pompa geometricamente simile a questa, che però ha ancora più grande, diametro 1,32 metri, è destinata a elaborare
una portata a Q punto di 1,94 metri cubi al secondo di olio combustibile, Rho uguale 850 kg su metro cubo, fornendo un'energia meccanica utile, quindi un lavoro ideale specifico Y, pari a 1300 metri quadri al secondo quadrato. Quindi, pompa simile, geometricamente simile a questa di cui abbiamo tutte quante le caratteristiche. Nuovo diametro, destinata a soddisfare queste specifiche di funzionamento. Vogliamo sapere a che regime N devo far ruotare la macchina con questo diametro per avere questa portata e questo lavoro ideale specifico, e la potenza che essa va a assorbire. Ora, se le macchine sono geometricamente simili, in realtà queste curve adimensionali descrivono anche il funzionamento di questa nuova pompa che magari abbiamo in mente di costruire, oppure semplicemente dobbiamo porre in, andare a utilizzare una condizione imprevista e vogliamo capire come dobbiamo farla funzionare. Come possiamo fare, ragazzi, per rispondere al problema? Qui in realtà abbiamo fissato la portata volumetrica e il lavoro ideale specifico che la macchina deve scambiare. E ho segnato anche la dimensione, vi sto chiedendo un regime di rotazione a cui la macchina deve funzionare. Siccome vi ho chiesto anche la potenza, poi mi servirà anche un rendimento per calcolare questa potenza. Allora, devo capire in quale punto delle mie varie curve dimensionali che ho costruito, perché ho completamente caratterizzato, sembra un po' strano, ma la mia famiglia di macchine tramite questo modello. Certo, non si fa un modello avendo un diametro quasi di un metro, però come se quello fosse un modello. Quindi devo capire dove mi trovo. Riusciamo a calcolare subito uno di questi parametri adimensionali date queste specifiche? Il diametro specifico. Il diametro specifico è proprio immediatamente calcolato. Perché con S, abbiamo detto, è D, lavoro ideale specifico elevato a un quarto fratto la portata volumetrica. Questa volta ci rifacciamo i conti considerando 1,32 come diametro, come grandezza caratteristica, 1,94 metri cubi al secondo come portata volumetrica e 1300 come lavoro ideale specifico. Sostituiamo qui dentro, otteniamo 5,7. Quindi questa pompa, ok, innanzitutto potrà soddisfare queste specifiche, perché ho trovato un diametro specifico 5,7 che è all'interno del suo campo di funzionamento e riesce a lavorare con quel diametro specifico. Non starà lavorando in condizioni di massima efficienza, ma queste volte ci troviamo su questa linea. Quindi non darà il meglio di sé, però sarà in grado di rispondere a quello che gli ho chiesto. In particolare mi fornirà un rendimento di 0,76. Ruotando a che velocità? Consideriamo uno dei parametri adimensionali dove questa volta compare la velocità di rotazione, ad esempio il volume specifico piuttosto che il coefficiente di flusso, quello che vogliamo a questo punto. Omega con S, questa volta so che è pari a 0,47, la velocità di rotazione omega incognita, per la portata
fratto y elevato a 0,75, ripeto, questa volta mettiamo 1,94 come portata e 1300 come lavoro ideale specifico, omega con s deve essere pari a 0,47, ci ricaviamo omega 0,47 per 1300 elevato a 0,75 fratto 1,94 elevato a 0,5 abbiamo una velocità di rotazione omega pari a 73,2 radianti al secondo, ossia numero di giri n pari 699 giri al motore. Quindi la macchina può soddisfare queste specifiche venendo mossa a 699 giri al minuto. Ci darà un rendimento di 0,76, calcoliamoci la potenza del motore elettrico magari che dovrà muoverla questa pompa, comunque del motore che deve muoverla. Come facciamo? Cancello un po' di cose. Come facciamo? Calcolare la potenza. La potenza sarà pari a una potenza assorbita ideale, caso di macchina ideale, fratto il rendimento della macchina. La potenza ideale è quella che verrebbe assorbita se la macchina fosse in grado di cedere al fluido esattamente, cioè assorbisse soltanto quell'energia meccanica che va a cedere al fluido, quindi m punto per y, ossia rho q punto portata massima per il lavoro specifico ideale fratto r. La portata è rassegnata, la densità anche, stiamo trattando di un olio, i test sono stati fatti con acqua, sono trasferibili a quelli fatti con olio, in caso una macchina è grazie alla teoria dimensionale, blocco punto, y anche rassegnato, eta ce lo siamo trovato. Mettete dentro, fate i calcoli, perché viene una bella potenza, 2820 kW. Adesso stiamo parlando di una pompa che ha un girante a più di un metro di diametro. Questa potrebbe essere un'applicazione della similitudine.